Siamo Edoardo ed Elisa, due studenti di scienze naturali e biologia marina. La passione per il mare e il desiderio di lavorare per proteggerlo ci ha portati fino in Calabria per studiare e filmare nel loro habitat uno degli animali marini più affascinanti e misteriosi che popolano il mar Mediterraneo, le tartarughe marine. Fin da piccola ho sempre desiderato diventare una biologa marina e ora sto realizzando questo sogno all'Università di Bologna. Il mare, quel misterioso ed immenso blu, mi regala tantissime emozioni. A lui posso confidare i miei pensieri e i miei timori. Sentire le onde frangersi mi dà un senso di calma e di appagamento. Le tartarughe, con la loro eleganza e quel velo di mistero che le avvolge, mi hanno spinta a studiarle e ad immergermi nel loro mondo. Allora, stamattina a che parte mi porti? Possiamo andare verso lo scoglio delle Corvine? Non è male, ti può stare. Lì c'è tutta la Posidonia, mi ricordo. Magari qualcosa esatto, lo vediamo. Esatto, troveremo. Proviamo, dai. Andiamo. Avevo 5 anni quando il mare, con il suo fascino, ha catturato la mia attenzione. I lunghi inverni passati davanti ai celebri documentari di Jacques Cousteau e Sylvia Earle diventavano una fonte di ispirazione per programmare nuove avventure estive che, con il passare degli anni, hanno fatto diventare il mare la mia più grande passione. Sott'acqua l'assenza di gravità ti permette di volare tra enormi massi che, come imponenti edifici abitati da pesci, alghe e piante, costituiscono delle autentiche città sottomarine. Un respiro profondo, i muscoli si rilassano, il cuore rallenta e si è pronti per diventare ospiti di un ecosistema ormai sempre più fragile. In questi giorni non solo non siamo riusciti a filmare una tartaruga marina in natura, ma non abbiamo visto nemmeno un pesce. Le praterie di Posidonia, che crescono tra secche e distese di sabbia formando delle vere e proprie oasi in mezzo al mare, oggi sembrano essere totalmente prive di vita. È come se il pesce sia totalmente scomparso. Da anni gli scienziati di tutto il mondo lanciano segnali d'allarme. Inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse, perdita di biodiversità. Stiamo portando i nostri mari sull'orlo del collasso. I numeri sono sotto i nostri occhi. Secondo la FAO, il Mar Mediterraneo è il mare più sovrasfruttato al mondo. Eppure, sembra che nessuno riesca ad accorgersene. Vedere le immagini di cetacei spiaggiati o di tartarughe marine impigliate in lenze e rifiuti alla deriva provoca solo un dispiacere transitorio, che dopo pochi minuti si perde nella frenesia delle nostre vite. Abbiamo davvero perso la capacità di essere sensibili? Perché non riusciamo a capire la natura dei problemi che ci circondano? Da dove arriva questa nostra indifferenza? Immergersi tutte le mattine all'alba si è rivelato essere più stancante del previsto. In una giornata di pausa ripensiamo al nostro progetto e decidiamo di contattare alcuni esperti in modo da poter raccogliere più informazioni possibili per capire meglio il fenomeno che abbiamo osservato nelle ultime settimane. Beh,
uno dei problemi principali, diciamo, della riduzione dell'abbondanza di pesci è quello legato alla sovrappesca, cioè l'eccesso appunto di pesca da parte dei pescatori, soprattutto della pesca intensiva fatta a livello industriale, ecco. Questa è riconosciuta universalmente come uno dei problemi centrali che l'umanità dovrà affrontare, perché ovviamente la pesca è la risorsa ittica, fornisce cibo e proteine per moltissime persone, e molte popolazioni dipendono proprio quasi esclusivamente come fonte principale di proteine dal pesce pescato. Quindi il fatto che questa risorsa si stia esaurendo creerà sicuramente problemi seri nei prossimi decenni. La biodiversità è essenzialmente legata anche alla qualità dei cosiddetti servizi ecosistemici, se vogliamo vedere da un punto di vista utilitaristico per la specie umana, cioè quei servizi che la natura fornisce gratuitamente per l'uomo. E qualora la biodiversità venisse intaccata in maniera significativa, la qualità di questi servizi ecosistemici verrebbe danneggiata, e quindi questo potrebbe causare automaticamente un effetto negativo sull'uomo. Per quanto riguarda appunto l'attività di pesca, banalmente il fatto che venga pescato del pesce è un servizio ecosistemico che la biodiversità, cioè l'ecosistema, la diversità dell'ecosistema marino, complessivamente contribuisce appunto a far sì che i pesci possano crescere, riprodursi, svilupparsi e poi anche essere pescati, quindi consumati dall'uomo. Questo è un servizio ecosistemico, l'uomo non lo paga questo servizio, e quindi è importante preservarlo. E sappiamo che quando, diciamo, la biodiversità diminuisce, la probabilità che avvengano anche, diciamo, processi che possono causare il crollo di popolazioni di pesce, quindi una riduzione anche della capacità di pesca, sono ben documentati, cioè è possibile, sono documentati questi effetti. Un celebre ittiologo, o meglio biologo della pesca, Daniel Pollack, disse che gli piacerebbe essere ricordato come colui che ha dimostrato che l'impatto dell'uomo sui stock ittici è paragonabile a quello di un asteroide sulla biodiversità della Terra. Cioè, come dire, l'effetto è molto importante, quello che adesso attualmente l'uomo sta avendo sugli stock di pesce. Quello che si prevede, che ha previsto appunto Daniel Pollack già negli anni 90, è un cosiddetto processo di fishing down the food web, cioè quello che succede è che man mano i mari vengono svuotati di quelli che sono i predatori apicali, diciamo, i pesci, organismi a livelli trofici più elevati, predatori appunto, e man mano questo fa aumentare le specie di livelli trofici più bassi, fino ad arrivare appunto agli invertebrati. E quindi quello che ci si può attendere, che si prevede, adesso non è ancora successo, però insomma ci sono già delle avvisaglie in questo senso, è che i mari si potrebbero riempire banalmente di meduse, potremmo doverci alimentare di meduse a un certo punto, non più di pesce ma di meduse. Possibili soluzioni ovviamente al tema della sovrappesca è di ridurre l'intensità dell'attività di pesca e passare da una pesca industriale a una pesca più artigianale, più mirata, più diciamo, contenuta come capacità di distruggere, di prelevare gli stock ittici. Per avere un'idea di cosa significhi sovrappesca, sia sufficiente andare a visitare un mercato del pesce, dove si può vedere che le specie sono molto poche, quelle pescate, quelle quantomeno messe sul mercato. E una cosa che è stata vista facendo delle analisi storiche, confrontando foto di mercato del pesce del passato con quelle attuali, è stato ben documentato il fatto che la taglia dei pesci si è diminuita. Quindi le stesse specie pescate 50 anni fa avevano una taglia molto più grande rispetto a quella che è la taglia media che osserviamo adesso. Quindi questa è una chiara evidenza di sovrappesca. Non perdiamo tempo e ci organizziamo per arrivare in Sicilia, per visitare alcuni dei mercati ittici più famosi in Italia. Ennesima sveglia alle 5 di questo mese, o alle 4. Alle 4. A vedere che ne varrà la pena di sicuro. Ah, sicuramente. C'è sempre questo discorso della percezione che sfugge sempre alle persone. Non si riesce mai a comprendere quello che succede veramente se non lo si vede con gli occhi. Vero, è come se tutti sapessero il problema ma nessuno approfondisse il fatto. Un po' come Moby Dick, tutti conoscono la storia di Moby Dick,
Ma nessuno ha mai letto il libro. Infatti, anch'io non ho mai letto il libro di Moby Dick. Leggo un libro e mezzo all'anno e Moby Dick non è ancora stato il fortunato. Sarà il prossimo. Sarà il prossimo, probabilmente. Boh, vediamo cosa troviamo. Prima di arrivare a Mazara abbiamo deciso di fare tappa in uno dei mercati più famosi in Italia. Si dice che il mercato del pesce di Catania, con la sua bellezza, abbia ispirato anche Giovanni Verga per la stesura di uno dei suoi più celebri romanzi, I Malavoglia. A pochi passi dalla Fontana dei Sette Canali, la cantilena dei commercianti e il vociare degli acquirenti ci fanno tornare indietro nel tempo. Forza, 10 euro, 10 euro, forza! Forse è proprio il legame con la tradizione il vero problema. In una mattinata passata tra banchi del pesce e venditori, ci siamo accorti di quanto l'interpretazione poetica del vecchio pescatore commerciante provochi una distorsione nella percezione di quello che si vede. Decine di cassette di pesce sotto misura, pescato prima che potesse riprodursi, sono esposti su banconi attrezzati alla meglio. Pesci pettine, agonizzanti in due dita d'acqua, nella totale assenza delle norme igieniche ed etiche, si trovano tra l'immancabile tonne pesce spada, che per la maggior parte sono importati dall'estero. Squali come il palombo o il gattuccio, privati di testa e pelle per non essere riconoscibili, condividono lo spazio sul bancone con la neonata. Pesce azzurro allo stato giovanile, considerato una prelibatezza tipica, e il cui prelievo da anni sta decimando la popolazione di sardine e alici del Mediterraneo. Per quanto affascinante, la tradizione nasconde come un velo la triste realtà. Il nostro mare è sempre più vuoto, e quello che abbiamo letto per anni su articoli e pubblicazioni ora è qui davanti a noi. Scoraggiati, e allo stesso tempo sempre più impazienti di documentare la realtà di questo fenomeno, ci dirigiamo verso Mazara del Vallo, con un obiettivo sempre più chiaro: provare ad intervistare un pescatore di una delle marinerie più importanti d'Italia, per avere l'opinione di chi il mare lo vive ogni giorno. Biologico che facciamo noi non è il fatto che facciamo giusto il fermo biologico, perché il fermo biologico, quando si dice fermo biologico, devono fermare tutte le cose, non devo fermare a categoria questo mese fermo io, a Natale fermo le barche più grosse. Il fermo biologico è come fanno in Giappone, in Cina, in America: quando si ferma per tutti. Qua invece fermo la categoria. Perciò se io sono a fermo biologico che non lavoro, ci sono altre barche che lavorano, perciò il pesce non si riproduce tanto. Quindi viene pescato troppo in fretta. Invece il pesce deve dare la sua produzione, perché se non si dà la sua produzione... Quindi il discorso è, secondo voi, è diminuito perché si è pescato per perché la pesca, la pesca, a parte che qua a Mazara le barche sono troppe. Poi c'è sciacca, forte in vedove, ce ne sono tante qua, attorno alla Sicilia,
porti che ci sono pescherecci, anche Catania, le barche sono troppe. E lavorando giorno per giorno, sai come dice, se non ci dai tu magari un po' di spazio a fare di nuovo la riproduzione, il pesce finisce. Secondo voi c'è una speranza che ritorni ancora un'altra volta ad essere come ai vecchi tempi a livello di pesce? O... Se incominciano a mettere la demolizione delle barche, forse incominciano a scasseggiare le barche e allora magari si può riprendere un po' il mare. Ma se non cominciano a demolire le barche non lo so, perché sempre a scasseggiare. L'impatto della sovrappesca non è un problema solo per i pesci. Anche altri animali marini non destinati al consumo diventano vittime dell'overfishing. Torniamo in Calabria per incontrare la responsabile dell'area recovery del centro recupero per tartarughe marine di Brancaleone. Ho visto delle cose che secondo me vanno metabolizzate un attimo. Assolutamente. Cioè è stato... Vedi che mi suona il telefono? Rispondo. Prima che ci schiantiamo. Pronto? Ciao Tania. Va bene? Certo. A domani. Grazie mille. Ciao. Ha chiamato Tania. Ha detto se vogliamo domani mattina alle 8:30 fare l'intervista che è disponibile e possiamo andare. Ottimo, se non fosse per l'orario sarebbe perfetto. Dai, dormi di meno. Sono due settimane che ci svegliamo. Parlo un attimo poi. Sentiamo. Permesso. Permesso. Ciao. Piacere. Elisa. Tania. Edoardo, piacere. Tania. Siamo appena rientrati dalla Sicilia perché abbiamo visto un po' i mercati della zona e quindi volevamo farti qualche domanda. Ok, avete fatto bene, infatti vi aspettavo. Andiamo. Prego. Wow. Siamo qui per fare un piccolo progetto, soprattutto sul sovrasfruttamento della pesca, e quindi volevamo approfittare di questa situazione per farti delle domande. Siamo andati al mercato del pesce in Sicilia, sia a Catania che a Mazara del Vallo, e siamo rimasti molto colpiti dal fatto che la maggior parte del pesce che era sui banchi era di piccola taglia, di piccole dimensioni, quindi pesce che ancora non era diventato adulto e che ancora non si era riprodotto. Inoltre abbiamo fatto un'intervista con pescatori e ci siamo accorti che gran parte del pesce è importato da altri oceani e non è locale. E quindi volevamo chiederti che impatto ha tutto questo sulle tartarughe? Allora ragazzi, premettendo che l'impatto della pesca è devastante per tutto il pianeta e per tutti i suoi abitanti, uomo compreso, è stato triste per noi constatare in tutti questi anni che per le tartarughe marine si colloca addirittura al primo posto come principale minaccia che le sta portando all'estinzione. Tutte le 7 specie di tartarughe esistenti al mondo sono a rischio estinzione. E pensate che nel solo Mediterraneo ogni anno vengono catturate durante le battute di pesca 150.000 esemplari di tartarughe marine. 40.000 di queste muoiono subito al momento della cattura. La restante parte purtroppo viene abbandonata in mare e quindi lasciata al loro destino, che nella stragrande maggioranza dei casi è la morte. Ma tu hai appena detto che vengono pescate e abbiamo sott'occhio quella radiografia, penso che... Sì, esatto, guarda, parliamo di una pesca fatta con ami e lenze. Questi sono due ami collocati nel basso esofago di una tartaruga. Vuol dire che aveva effettivamente ingerito questi ami durante la pesca. Parliamo di una pesca attiva, non sono ami abbandonati in mare. La parte che vedi più scura è perché era tutta la porzione ingerita di nylon. Quindi era dentro il corpo della tartaruga, parliamo di svariati metri di nylon. E che tipo di problemi gli può portare tutta quella matassa di filo? I problemi sono causati oltre che dall'amo anche dalla lenza, può provocare intasamento gastrico, occlusione intestinale, ovviamente lacerazione degli organi interni e quindi portarla alla morte. Infatti lei non è ancora fuori pericolo di vita nonostante gli ami siano stati rimossi.
Perché specie è destinata questa pesca? Esatto, una bella domanda, perché non è una pesca alla tartaruga. Le tartarughe sono animali protetti in tutto il mondo, non si possono pescare. Sono però purtroppo delle catture accidentali, chiamate bycatch. Cioè sono considerati dei veri e propri scarti della pesca. Vuol dire che sono ami non destinati a loro, ma ad altre specie. In questo caso tonno e pesce spada. L'esca che ci è attaccata piace molto anche alle tartarughe, ma anche a delfini, squali, mante e altri animali marini. Ovviamente attratti dall'esca, ingoiano l'esca, l'amo e tutta la lenza a seguire. E visti i numeri che ci hai dato in merito al bycatch delle tartarughe marine, secondo te qual è una possibile soluzione che possiamo adottare noi nella vita di tutti i giorni per evitare questo fenomeno, diciamo? Guarda, abbiamo ampiamente appurato che purtroppo la pesca sostenibile non esiste. Quindi l'unico modo per salvare le tartarughe è ridurre il consumo di pesce, o ancora meglio eliminarlo, quindi passare ad un'alimentazione vegetale. Se si vuole ridurre, si può sicuramente evitare di cibarsi di quelle specie che impattano maggiormente sulle tartarughe marine, come ti dicevo, proprio tonno e pesce spada. E secondo te perché molte persone ritengono che delfini, balene e tartarughe marine siano da salvare, mentre tutte le altre specie come i pesci non vengono proprio considerate? Sicuramente i pesci sono considerati dalla gente come prodotti da supermercato e quindi non come animali, esseri viventi capaci di provare dolore ed emozione. Quando noi pensiamo al tonno ci viene in mente una scatoletta e quindi non un animale, un essere vivente. Per questo motivo i pesci negli uomini generano scarsa empatia, hanno una considerazione così bassa a tal punto da non garantirgli neanche lo stordimento prima dell'uccisione e quindi della macellazione, come invece avviene negli allevamenti delle specie terrestri. Sicuramente a sfavore dei pesci gioca anche il fatto che non emettono alcun suono che possa farci pensare alla loro sofferenza, quindi hanno un'agonia lunga e silenziosa. Invece, tornando alla tua domanda, per specie come delfini, balene e anche tartarughe c'è una concezione diversa, anche perché sono animali che forse riteniamo più vicini a noi per averli visti magari nei film, nei cartoni animati, e quindi li sentiamo più vicini alla nostra quotidianità, anche se spesso la loro protezione da parte degli uomini si limita a qualche like o cuoricino sui social e poi ce ne dimentichiamo subito e passiamo al prossimo post. Va bene, Tania, grazie mille per averci dato tutte queste informazioni. Chiaramente adesso se ci vuoi far fare un giro a vedere le tartarughe, che magari certo, ce la facciamo per una volta a vederle dal vivo. Certo, sicuramente. Bene. Sebbene le condizioni del Mediterraneo non siano delle migliori, esistono ancora punti dove la biodiversità risulta straordinariamente elevata, soprattutto nelle acque dello Stretto di Messina. Le intense correnti, la bassa temperatura dell'acqua e l'abbondanza di nutrienti portano numerose specie a trovare in questo ambiente esclusivo un luogo ideale per vivere.
Ciao Filippo. Ciao. Grazie mille per l'immersione, è stato veramente fantastico. Mi fa piacere. Ma descrivici un po' la secca dove ci hai portato. Il luogo si chiama Pellaro il Peschereccio, realmente un pianoro in sabbia con una pietraia su, per poi digradare verso il fondo dove c'è un peschereccio affondato. E quindi diciamo l'immersione si svolge sull'area del peschereccio e su un altro relitto piccolino di una vecchia imbarcazione. Senti Filippo, noi da qualche settimana che stiamo andando tutte le mattine ad immergerci in apnea e abbiamo notato, perlomeno io ho notato, ma anche Elisa, che negli ultimi anni il pesce veramente che vedi a riva o comunque senza uscire troppo dalla costa è veramente diminuito. Ma il depauperamento chiaro e evidente di tutte le specie, non c'è una specie che è stata colpita in maniera predominante. Parliamo di specie che vivono il substrato del fondo, saraghi, ma una volta era pieno. Oggi quando vedi un gruppo di 30-40 saraghi dici fai festa, batti le mani. Un tempo i saraghi ti avvolgevano, i barracuda, le cernie stesse. Quindi il depauperamento è globale e ha un nome e cognome il responsabile. Si chiama uomo. Non è che, voglio dire, se voglio fare una proporzione tra il 40 anni fa ed oggi, non c'è paragone. È 10 a 1. E mi sto mantenendo largo e buono con l'uomo, perché non è neanche tanto un problema dell'inquinamento, ma anche del depredamento del mare. Qui abbiamo pescatori che non vanno a pesca. Vi sembrerà strano, ma questa è una denuncia che va fatta. Qui scendono a mare per pescare carte da 10 euro, perché per loro non è il pescato, quindi recuperare quello in taglia e quello fuori taglia rimetterlo in acqua. No, qui qualunque cosa va bene, l'importante è che poi lo prettiamo a terra e lo rivendiamo e quindi quello è denaro e non può funzionare così. Ormai siamo arrivati ai limiti inaccettabili. E secondo te un modo per, cioè una possibile soluzione per invertire questo trend, diciamo? Oggi non può essere più fatta un'inversione. È inutile, qualcuno potrebbe dire, ah, questo è catastrofismo. No, non è catastrofismo. Non è catastrofismo. È la realtà dei fatti. Perché lo può capire ciò chi mette una maschera, un boccaglio, un paio di pinne e già dalla superficie, voi mi avete detto, sì, andavamo, abbiamo fatto l'apnea. Purtroppo è così. Allora dobbiamo cercare di capire come mettere un limite sia all'attività professionale e non per ciò che riguarda il prelievo e quello che sarebbe, ma è difficile, un ripristino di questa condizione di inquinamento inaccettabile che dipende sia dalle aree urbane e sia dalle aree industriali. C'è poco da fare. Ciao. Ciao. Per me è un cono vegano con sapori di Calabria e yogurt. Grazie mille. A me se fai un pistacchio e sorbetto reggino. Sì, sì, grazie. Grazie mille. Se vuoi ti tengo. Grazie. Grazie, ciao. Grazie. L'immersione di oggi è stata veramente bella. Minchia, ci voleva sto gelato. Anche. Mi ha messo una fame quando sono usciti dall'acqua che... Però bellissima. Mamma mia, non avevo mai visto il cavalluccio marino dal vivo. Un pesci trombetta pure. Bellissimi. Comunque, il discorso è sempre il solito. Abbiamo visto... Aspetta che mi è arrivato un messaggio.
Chi è che ti ha scritto? Filippo Armonio. Ma non è quello del centro di recupero di Brancaleone, delle tartarughe? Quello delle tartarughe, sì. E cosa ti dice? Che ti scrive? Che figata, domani c'è un rilascio. Che bello, appena andiamo a detto, vederlo? Sì, appena detto se vogliamo andare ci dà il permesso di filmare in acqua. Fantastico, rispondi adesso subito. Ti mando un messaggio subito. Filippo, grazie mille, ci sentiamo appena poi, fammi uno squillo che così ci organizziamo e ci dici dove dobbiamo venire per il rilascio. Boh, ci sta. Che bello. Abbiamo trovato la ripresa della tartaruga. Minchia, c'è un rilascio, Eli. Oh, mi hai smerdato di gelato, vecchio. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, ciao. Piacere. Piacere. Molto piacere, Lisa. Molto piacere. Come va? Tutto bene, te? Siete pronti per la liberazione? Carichi, grazie mille per averci invitato. Bene, aspettiamo qualche minuto che arriva Tania e poi ci prepariamo. Però nel frattempo entriamo. Va bene. Prego, accomodatevi. Grazie. Oh, mi sembra di esserci già stato in questo posto. Prego, entrate da questa parte. Hola, permesso. Mi sono preso la libertà di invitarvi a questa liberazione di oggi perché state cercando di filmare una tartaruga in natura, però sapete che è una cosa estremamente difficile perché le caretta caretta sono una specie pelagica, soprattutto in età giovanile, e quindi nelle nostre zone è molto difficile riprenderla, e se non qualche femmina che si trova sotto costa nel momento in cui sta per deporre le uova o subito dopo. Sì, infatti noi ci aspettavamo che non fosse una cosa semplice, poi grazie all'opportunità che ci hai dato sono sicuro che riusciremo a tirare fuori qualche bella ripresa. Ma senti, volevamo approfittare per intervistare anche te, insomma, sapere qualche curiosità sia sul centro e sia sul ruolo che ricopri in questa associazione. Sì, io attualmente sono il responsabile del centro recupero qui a Brancaleone e faccio volontariato dal 2006, dal giorno in cui il centro appunto ha aperto. E mi sono avvicinato a questo tipo di attività perché sentivo l'esigenza di fare qualcosa in prima persona per le tartarughe marine, ma in generale per l'ambiente, e quindi questa mi sembrava una buona occasione per poter cominciare a fare un'attività di volontariato di carattere ambientale. Ma quindi come ti sei avvicinato al mondo del mare? Io mi sono avvicinato al mondo del mare in realtà non per tutelarlo, perché sono nato in un paesino che si affaccia sul mare, sin da piccolissimo ho frequentato il mare da pescatore, ho sempre vissuto in mezzo ai pescatori, mio padre mi portava a pescare e quindi sono cresciuto in mare pescando, ho fatto tantissimi tipi di pesca, ma a un certo punto della mia vita mi sono reso conto che il mare stava diventando veramente un deserto. Sono passato da quando ero ragazzino a nuotare nelle nuvole di saraghi e tanti altri pesci, quando a un certo punto della mia vita più avanti si andava e meno pesce vedevo sempre in mare, e quindi pian piano ho maturato l'idea di smettere appunto di pescare e fare qualcosa in prima persona per l'ambiente. Era arrivato il momento di non più prelevare ma dare la mia esperienza a un'attività di tipo ambientale, e il centro di recupero è stata un'occasione molto importante. Poi da lì mi sono formato per quanto riguarda la tutela delle tartarughe marine, e ad oggi abbiamo uno dei centri che in Italia recupera un numero molto importante di tartarughe, recupera e rilascia un numero molto importante di tartarughe. Quindi non è stato un momento preciso che ti ha fatto pensare da adesso in poi io basta, non voglio più pescare, cioè è stata una cosa graduale? Assolutamente sì, è stata una cosa graduale, perché ovviamente questa consapevolezza non è che è maturata dalla sera alla mattina, ma ci è voluto un po' di tempo per capire che questa situazione che io vedevo, soprattutto quando andavo sott'acqua, era un problema che stavamo causando noi in generale come diciamo esseri umani, facendo questa attività di prelievo molto importante.
Per cui gradualmente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, perché sicuramente è durata anche qualche anno, e allora ho maturato questa consapevolezza e appunto a un certo punto della mia vita, circa 22-23 anni, ho deciso di smettere di occuparmi di pesca e così poi ho iniziato a fare attività di tutela. E quindi, visto che hai iniziato a lavorare qua al centro dal 2006, avrai visto un sacco di cose. C'è stato un momento, un evento in particolare che ti ha fatto capire che questo lavoro serve per le tartarughe ma anche per tutto l'ambiente marino? E sicuramente una volta iniziata l'attività di volontariato, questa consapevolezza che io avevo già cominciato ad acquisire si è rafforzata, ma in particolare c'è stato un evento che mi ha fatto capire che stavo percorrendo la strada giusta. Agli inizi, nei primissimi anni di attività, siamo andati a recuperare una tartaruga marina con dei volontari e quando siamo arrivati dal pescatore ci siamo accorti che il pescatore aveva catturato una tartaruga ma anche un pesce spada. Lì per lì non è successo nulla, abbiamo portato la tartaruga al centro ed è finita lì. Poi dopo qualche giorno siamo andati a cena sempre con gli stessi volontari e uno di questi ha ordinato un trancio di pesce spada. Allora lì in quel momento mi è stato tutto chiaro e ho capito che non potevamo continuare a prelevare così soprattutto il pesce spada e allo stesso tempo salvare le tartarughe marine. Era una cosa che andava in contrasto, visto che le tartarughe marine sono vittime principalmente della pesca al pesce spada. So che voi vi state occupando di overfishing e quindi è appunto esattamente quello di cui sto parlando. E quindi secondo te c'è ancora una via di speranza per il Mediterraneo? Sì, secondo me sì, assolutamente, perché la natura più volte ci ha dimostrato che se la lasciamo in pace si riprende pure molto velocemente. Si tratta solo di fare la nostra parte, come per esempio noi lavoriamo per la tutela delle tartarughe marine qui al centro di recupero. Secondo me se ognuno di noi facessimo appunto la nostra parte si potrebbe invertire la tendenza. Però adesso ci prepariamo perché sta per arrivare Tania, così sistemiamo la tartaruga e poi scendiamo in spiaggia e facciamo questa liberazione. Va benissimo, almeno io non vedo l'ora, non ci sto più nella muta. Non fate seminare la tartaruga. Ok. Assistere ad un rilascio è un'emozione unica, inspiegabile. La voglia di libertà di un animale maestoso, simbolo di forza e longevità, ci ha dato un forte senso di speranza. Grazie a Tania e Filippo, che assieme ai molti volontari dal 2006 salvano decine di tartarughe marine ogni anno. E grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato nel realizzare questo progetto, abbiamo finalmente un quadro chiaro della situazione. Non spetta a noi dirvi di smettere di mangiare pesce o diminuirne il consumo, ma è compito nostro quello di mettervi a conoscenza di quanto ogni nostra scelta stia portando a delle conseguenze irreversibili per la natura, per gli ecosistemi e per ogni forma di vita, compresi noi stessi. Il mare potrebbe svuotarsi e sembrerebbe sempre lo stesso. Dalla superficie i problemi non si vedono e bisogna immergersi e scendere nel profondo per diventare più consapevoli. Non possiamo continuare a far finta di niente. Se è vero che siamo la specie più evoluta ed intelligente, dobbiamo renderci conto che ora è il momento di cambiare le nostre abitudini. Diventiamo parte del cambiamento, perché un mondo differente non può essere costruito da persone che restano indifferenti.